momenti di confronto e di rivelazioni al Grande Fratello, nel corso di una lite viene spiegato perché Iago è ancora all'interno della casa più spiata d'Italia. L'edizione 2024 del Grande Fratello sta dimostrando come il format abbia perso ormai di incisività e di presa sul pubblico. Signorini ha fatto il solito lavoro ineccepibile nella selezione dei partecipanti, creando un gruppo misto di VIP e DIP in grado di generare delle dinamiche interessanti all'interno della casa, ma i risultati sono decisamente inferiori alle aspettative. Parte del pubblico ritiene che i concorrenti di questa edizione non siano in grado di appassionare il pubblico con i loro comportamenti e le loro personalità, altri pensano che non ci sono nomi di grande richiamo nella parte del cast VIP e altri ancora che semplicemente è giunta la fase di decadenza di un format ormai obsoleto per quanto modificato. Ciò nonostante all'interno della casa le cose cominciano a farsi davvero scottanti, il gioco entra nel vivo e i concorrenti cominciano a giocare sul serio, applicando delle strategie favorevoli alla loro permanenza e all'eliminazione di concorrenti che potrebbero alla lunga diventare scomodi. Alcune nomination fanno dunque discutere e accendono gli animi all'interno della casa come quella di Aviera ai danni di Lorenzo. I due hanno cominciato questa avventura in sintonia, ma di recente si sono un po' distaccati e il pallavolista argentino ha utilizzato proprio questa distanza per motivare la sua nomination. Iago difende Aviera e svela la sua verità su Lorenzo, ecco perché non ti eliminano. Alla fine della puntata di lunedì 14 ottobre, Lorenzo non è riuscito a tenere per sé il disappunto per la nomination di Aviera e lo ha attaccato sostenendo che la sua motivazione era debole. Il pallavolista si è difeso con educazione e pacatezza, ribadendo che per lui l'allontanamento avvenuto nell'ultimo periodo è una motivazione più che sufficiente. Il modello però non è sembrato appagato da queste parole ed ha cominciato ad alzare la voce, spingendo Iago ad intervenire per placarlo. Lorenzo non ha gradito il suo intervento e gli ha risposto, siamo diversi, sono fatto così. Quando mi si accende il tono, si accende. Quando sarà, riuscirò a moderare il tono, ok. Ma io non faccio male a nessuno. Iago si permette di dissentire, no, non va bene così e Lorenzo cerca di estrometterlo dalla discussione, tu fatti gli affari tuoi quando parlo con gli altri. Ma questa frase è stata come fuoco sulla benzina, io parlo quando voglio. Tu vuoi stare sempre al centro dell'attenzione. Sei egocentrico, non è un pregio. Moralmente, come persona, non mi sembri un esempio. Lorenzo infastidito risponde. Sti chi, tu saresti d'esempio? E Iago, ormai partito per la tangente, non si riesce a tenere, sicuramente più di te. Aviera è un miglior esempio rispetto a te. Buffone, questo sei. Tu il tatto non lo hai mai imparato, non hai empatia, lo sai? Che tristezza mi dai. Iago ormai è un fiume in piena e conclude la sua invettiva contro Lorenzo dicendogli che per come si comporta dovrebbe già essere stato estromesso dal programma, lo sai che non ti buttano fuori perché fai scena. Però moralmente non mi sembri un esempio. Vuoi stare sempre al centro dell'attenzione. Stai giocando qua, dal primo giorno e da me non mi ingannerai mai e starò qua a dirtelo, non mi fermerai.